Voilà, ciao a tutti, ben arrivati sul canale Cose Cinesi, io sono Diego e oggi vi parlo di questo smartphone fascia base molto economico che ha assolutamente il suo motivo, la sua ragione d'essere. Questo Oscal 12, così si chiama, è un telefono economico, ma dopo un uso prolungato, ma proprio tanto prolungato, tipo ormai sono 2 mesi che ce l'ho in uso, posso certificare che è un signor telefono. E se non l'avessi già destinato a mia figlia, vi giuro che me lo terrei senza il minimo dubbio, al posto del mio ben più costoso Oppo. Perché? Beh, semplicemente per il fatto che tutto quello che può fare lo fa davvero bene. E in questi 2 mesi non ho mai, ma dico proprio mai, avuto la fretta di tornare al mio telefono originale. Se anche voi avvertite ormai la mancanza di telefoni a prezzi accessibili, cioè nella fascia che ahimè ormai Xiaomi ha abbandonato, beh, questo Oscal, che altro non è che Blackview, probabilmente un marchio che avete già sentito, è a tutti gli effetti un telefono che colma questa mancanza e credo che sempre di più Oscal, Blackview e anche altre marche andranno ad occupare questa fascia di mercato molto ampia e dalla richiesta crescente. Perché diciamocelo, mica tutti vogliono spendere 500-800 euro per un cavolo di telefono, no? Vediamolo come è fatto. L'aspetto è di un dispositivo premium, esteticamente molto accattivante e curato nei particolari. Ma prima di vedere il dettaglio vi dico che Oscal, oltre al telefono, ci manda un vetro protettivo di scorta, dato che uno è già applicato sul vetro del telefono, una cover di silicone fatta bene che protegge anche il modulo fotografico posteriore, un cavetto USB-C, USB-C di ricarica e alimentatore caricabatterie da 33 W. Quindi mettiamo anche questo sulla bilancia, ci sono telefoni da un migliaio di euro che non ti danno neanche la scatola ormai. Invece questo Oscal ha tutto quello che serve e anche di più. Torniamo all'estetica, veramente bella secondo me, non faticherà a trovare apprezzamenti da chi lo vede. Per le dimensioni, che sono 168,5 x 76,6 mm, è abbastanza leggero, sfiora i 200 grammi. Le linee sono pulite, ordinate, essenziali e moderne. È abbastanza sottile, è appena sopra gli 8 mm di spessore e la cover posteriore è in plastica riflettente cangiante, non trattiene le impronte e nella mia colorazione è particolarmente gradevole. Sul perimetro troviamo sul fianco sinistro lo slot per la SIM, ne può contenere due e può alloggiare anche una micro SD aggiuntiva per espandere i già tanti 256 GB che questo modello ha. E dall'altra parte invece abbiamo il tasto a bilancia per il volume, il tasto di accensione che è anche il sensore di sblocco biometrico e tra l'altro questo è uno dei punti forti di questo Tiger perché lo sblocco con l'impronta è veramente fulmineo, veloce, preciso, molto molto apprezzabile e funziona davvero bene. Sotto invece troviamo, fortunatamente hanno mantenuto il jack da 3,5 da 3,5 mm per le cuffie, il forellino per il microfono, l'ingresso USB-C per la ricarica della batteria e infine la griglia che nasconde l'unico speaker integrato. Dietro, incastonato nel bel dorso appena citato, trova alloggio il modulo delle fotocamere circolare sporgente di un paio di millimetri. Come indicato, il modulo è da 64 megapixel, realizzato da Samsung, ma ne parleremo nel dettaglio a breve. Le caratteristiche principali di questo Tiger 12 annoverano un processore MediaTek Helio G99, la GPU è una Mali G57, la RAM integrata è di 12 GB, nativa DDR4X, più ci sono altri 12 GB se vogliamo settarli via software e quindi la RAM può diventare fino a 12 più 12 GB, cioè 24 GB. La connettività è 4G, la versione Bluetooth è 5, c'è il Wi-Fi dual band 2, 4 e 5 GHz e infine ha anche l'NFC per i pagamenti e per le altre attività che richiedono questo tipo di sensore. La qualità del display e l'inaspettato refresh che è a 120 Hz conferiscono a Oscal Tiger 12 un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti nella stessa fascia di mercato. Lo schermo infatti è davvero molto bello, Full HD Plus, 6.78 pollici, risoluzione 1080x2460, è di tipo IPS e ha una ottima luminosità, ben visibile anche all'aperto sotto al sole diretto. Questo grazie anche al sensore di luminosità che non sbaglia ed è veloce. Sul vetro c'è il foro della camera selfie. I soldoni è un bel display che non dà noie e che si fa guardare con piacere. E come al solito dal reparto video passiamo all'audio che in questo caso è affidato a un singolo speaker mono
che però è dettagliato e potente quanto basta anche per le riproduzioni multimediali più vivaci. Purtroppo, come molti telefoni base gamma di provenienza orientale, anche questo Tiger si ferma alla certificazione Widevine L3, che significa in pratica che la riproduzione dei contenuti in streaming da piattaforme on demand tipo Netflix, Prime Video, TeamVision e queste qui, insomma, non supererà mai la risoluzione HD. Vi dico, io ho guardato qualche film su Netflix, è assolutamente guardabile, non ci sono tutti questi problemi, passare da HD a Full HD è un limite, lo sappiamo, è comunque utilizzabile. Parte software, il sistema operativo è Android 13 con una interfaccia utente che è personalizzata minimamente dal produttore, è veramente molto simile in pratica ad Android stock. Il sistema operativo si chiama Dock OS ed è fatto benone secondo me. Perlomeno in 2 mesi di uso non ho trovato bug rilevanti. Patch di sicurezza sono aggiornate al 5 di settembre, adesso siamo a febbraio, non sono usciti altri aggiornamenti. Sarà da vedere, ecco, quando usciranno aggiornamenti in tal senso. Forse questo è un po' l'unico vero aspetto degno di nota quando si prendono telefoni di fascia base. Se siete utenti che non si devono perdere mai un aggiornamento, ecco, forse questo telefono probabilmente non fa per voi. Bello invece ad esempio che il telefono consenta nativamente la registrazione vocale delle chiamate, c'è una comoda icona flottante che fa sì che la chiamata venga registrata senza tra l'altro darne notifica all'interlocutore. Poi ovviamente ci sono le gesture attivabili a piacere, la modalità scura, i game mode per chi vuole usare anche il telefono per giocare. E sì, a proposito, ovviamente ci ho provato a giocare con i miei 2 soliti giochini e come mi aspettavo sì. Può fare. Le applicazioni si caricano velocemente, girano altrettanto fluide. Ora non sto affermando che è un gaming phone a tutto tondo, ma per il ragazzino o il giocatore casual confermo che è senz'altro fattibile. Temperature tra l'altro nella norma, fluidità e velocità relativamente valide, ammetto. E, insomma, un altro punto a favore del Tiger. Il mio giudizio è senz'altro positivo sul software che proprio forse grazie al perfetto accoppiamento con l'hardware fa girare davvero bene questo telefono, che risulta fluido, reattivo e godibile nell'uso di tutti i giorni. E ribadisco proprio che lo uso da 2 mesi. Se mi avesse snervato l'anima, l'avrei fatto questo video veramente molto prima di adesso per togliermelo dai piedi. E invece è successo proprio l'esatto opposto. Il reparto fotografico è affidato al modulo posteriore, beh, meglio del previsto. Del resto vi dicevo che c'è la camera principale da 64 megapixel sul sensore Samsung. L'altra lente che vedete nel foro, insomma, è usata solo per la profondità di campo quando si fanno le foto in modalità ritratto. Un 64 megapixel formato 4 terzi che io, come al solito, imposto a 16 noni, perdendo un po' di risoluzione, ma preferisco le foto in questo rapporto. Restano le foto che ho fatto a parlare. Più che apprezzabili sia a livello di dettaglio, pesano circa 20 di megabyte ciascuna, sia a livello di comportamento del sensore fotografico che gestisce benone i chiariscuri. In notturna incredibilmente regge, lo so, è strano, fa meglio di qualche altro telefono anche più costosetto. Non ho idea di quale magheggio ci abbiano fatto, ma a differenza di altri telefoni qui le foto sono molto meno impastate di notte e non c'è quella perdita infame di dettaglio trovata in altre fotocamere. Quindi beh, reparto foto promosso e qualche punto in più del previsto anche. Il discorso del video è simile anche se c'è l'assenza di stabilizzazione ottica da considerare. Però ci viene incontro la stabilizzazione software che francamente si destreggia abbastanza bene e riesce a registrare video utilizzabili. I video che si possono fare con la camera posteriore risoluzione 2K a 30 frame al secondo, mentre quella selfie si ferma a 1080p. E questo qua è un video selfie con questo Oscal, camera selfie quindi, lato dello schermo, sto camminando. Il video non è stabilizzato, non c'è nessuna stabilizzazione, lo sto tenendo con la mano mentre cammino e ho il sole in faccia e questa qui è la qualità della camera selfie. Questo qua invece è il video della camera posteriore, la camera principale
di questo telefono, sto camminando, anche in questo caso nessuna stabilizzazione, perciò se saltate o correte il video non viene mosso, però ho attivato la stabilizzazione software nell'applicazione della fotocamera, pertanto mi sembra di vedere che un minimo di stabilizzazione c'è. Sto camminando contro il sole, quindi adesso lo sto inquadrando, quindi vi faccio vedere anche il cambio di esposizione della camera. Mi giro dall'altra parte e questo qui è il video che può registrare con condizioni di luce ottimali questo telefono Oscal. Vediamo com'è la velocità di messa a fuoco su infinito e oggetto vicino. L'interfaccia della fotocamera è la solita della chiocchiata Android MediaTek, c'è la possibilità di scattare in modalità notturna, ci sono i filtri bellezza, il panorama, il bianco e nero, che tra l'altro mi sono divertito a provare, e per chi vuole c'è anche la modalità puramente manuale. Aspetto batteria, 5000 mAh e sono tanta roba ragazzi, voi non avete idea di quanto sia godurioso mettere il telefono in carica ogni due giorni. Sì, perché le performance della batteria permettono di raggiungere proprio questi tempi. Durante questi due mesi ho scattato quintalate di screenshot sui consumi per vedere e ragionarci poi, ma in realtà in poche parole è che questo telefono è proprio ben ottimizzato e consuma molto poco. Giusto per farvi capire, si possono fare 3-4 ore di schermo, telefonare un'ora, usare social, 1000 notifiche, tutta sta roba, e si arriva a sera che siamo più o meno a metà batteria. Giuro, stavo andando via di testa perché il mio solito Oppo, con lo stesso tipo di utilizzo, non arrivavo a sera, dovevo dargli una carichina. Proprio anche questo è uno dei motivi che mi ha fatto veramente apprezzare questo telefono. Ah, comunque, se siete a secco perché avete scordato di caricarlo, sappiate che con la carica veloce del carichino in dotazione, in mezz'ora lo si può portare al 50%. Conclusione: quando parliamo di Oscal Tiger 12 ci troviamo di fronte a un bel mix di hardware, display e software basato su Android 13 che si combinano veramente bene per offrire un'esperienza piacevole, anche se va detto che si tratta comunque di un dispositivo di fascia base e di un marchio che non è assolutamente il primo della lista. Però nella vita di tutti i giorni questo Tiger 12 fa il suo dovere senza problemi e regala soddisfazioni inaspettate. Le app quotidiane girano fluide senza intoppi e le chiamate sono cristalline, sia in connessione 4G, in chiamata quindi, sia anche la connessione Wi-Fi funzionano a meraviglia, senza nessuna perdita di segnale e con performance pari a quelle del mio Oppo precedente. In pratica è un telefono che sorprende realmente. Completo, con una ottima dotazione di RAM, ricordo 12 più 12 GB, più un grandissimo spazio di archiviazione 256 in questa versione. Performante quanto basta assolutamente per la maggioranza degli utilizzatori e non dimentichiamoci del prezzo che è davvero competitivo. Se state valutando l'acquisto di un dispositivo affidabile con un design accattivante e che vi accompagni senza pensieri, beh, io posso solo che parlare bene di questo Tiger 12 e credo che possa essere una scelta valida per tante persone che cercano il giusto compromesso tra costo, robustezza e piacevolezza di design. Ditemi voi cosa ne pensate e se non l'avete ancora fatto schiacciate il mi piace, se vi va iscrivetevi al canale. So che in molti che vedete questi video non siete iscritti, vi prego perciò di farlo perché a voi non costa nulla ma a me veramente aiuta molto nel continuarvi a portare contenuti interessanti. Bene, un caro saluto da Diego e speriamo di vederci al più presto con altri video. Ciao ciao!